Settimana 11. Il pensiero induttivo appartiene alla mente oggettiva. È il processo con il quale paragoniamo fra loro delle esperienze separate per poi ricavarne un fattore comune e originario. L'induzione avviene paragonando i fatti. È un metodo di studio della natura che ha segnato grandi progressi, grazie alla scoperta di numerose leggi. Traccia la linea di separazione fra la superstizione e l'intelligenza. Il suo merito è aver eliminato l'incertezza e aver solidificato la ragione e la sicurezza. L'induzione è il guardiano della soglia a cui mi riferivo in una lezione precedente. Quando l'uomo ha capito che il Sole è una stella ferma che non gira intorno alla Terra, che questa è rotonda e non quadrata come si pensava, quando la materia è stata suddivisa in elementi attivi e quando si è capito che l'universo è pieno di forza, movimento e vita, allora ci si è chiesti in che modo le delicate forme di organizzazione che lo compongono si mantengono così perfettamente disposte. I poli che hanno lo stesso segno si respingono o restano impenetrabili gli uni agli altri. Con questo criterio, ogni elemento mantiene una certa distanza da un altro. Così come delle persone con virtù complementari entrano in sintonia, allo stesso modo i poli opposti si attraggono. Elementi gassosi o acidi, che non hanno proprietà comuni, si attraggono e mantengono lo scambio reciproco in modo permanente. Come l'occhio prova piacere davanti a certi colori in contrasto, così anche il bisogno, il desiderio e la necessità, presi in senso lato, inducono e determinano l'azione. Esserne consapevoli è un privilegio. Il biologo Georges Cuvier, osservando un dente di un animale estinto, sa che quel fossile apparteneva a un corpo preciso, perché è talmente ricco di informazioni da suggerirgli la struttura dell'animale. Osservando delle perturbazioni nel movimento del pianeta Urano, Urbain Le Verrier aveva bisogno di un altro pianeta in una data posizione che mantenesse il sistema solare in equilibrio. Ed ecco manifestarsi Nettuno, proprio dove era andato a cercarlo. Le necessità istintive dell'animale estinto e quelle intellettuali di Cuvier, come pure quelle mentali di Le Verrier, avevano molti punti in comune. Da un lato i pensieri di esistenza e dall'altro l'esistenza stessa. Perciò una necessità che sia ben definita e soprattutto legittima dà forza alle operazioni più complesse della natura. Conoscendo le risposte della natura, avendo esteso i nostri sensi su tutta la superficie terrestre grazie alla tecnologia e avendo padronanza delle leve che smuovono il pianeta, siamo coscienti di possedere un contatto ravvicinato con il mondo esterno. Le nostre necessità e i nostri intenti si identificano con il funzionamento armonioso di questo grande sistema, così come la vita, la felicità e la libertà del cittadino si identificano con l'esistenza del suo governo. La possiamo chiamare Repubblica della Natura, un sistema simile a quello in cui ogni cittadino si sente protetto dalla propria nazione. La nostra cittadinanza nella Repubblica Naturale ci dona sicurezza e protezione. Appellandoci alle leggi della resistenza e dell'induzione, possiamo distribuire il lavoro da svolgere fra gli esseri umani e gli agenti naturali. Se Platone avesse potuto scorgere le immagini fotografiche ottenute sfruttando i raggi del sole, o altri mille esempi di quello che l'uomo ha saputo inventare tramite l'induzione, forse si sarebbe rivolto all'arte della levatrice insegnatagli da Socrate, cioè l'abilità del maestro a far partorire le idee del suo allievo, immaginando da sé una terra in cui il lavoro manuale e meccanico
sia riservato al potere della natura, che soddisfa ogni necessità umana tramite operazioni prettamente mentali attivate dalla volontà. Per quanto una terra possa apparirci lontana, abbiamo imparato a raggiungerla a grandi passi tramite l'induzione. Questa, infatti, ha riempito l'umanità di benefici che sono in realtà delle ricompense, meritate per la propria fedeltà, e allo stesso tempo degli incentivi affinché gli uomini persistano nella devozione. L'induzione è un aiuto per rinvigorire le nostre capacità a portare a termine una data impresa. Ci fornisce una soluzione scrupolosa ai problemi individuali o universali, e lo fa ricorrendo alle operazioni mentali. Il metodo è semplice. Dobbiamo credere che ciò che desideriamo sia già stato ottenuto. Anche Platone lo aveva teorizzato, benché non sia mai riuscito a metterlo in pratica. Questo concetto è stato formulato pure da Emanuel Swedenborg nella sua Dottrina delle Corrispondenze. E Gesù ha detto: «Tutto quello che domandate nella preghiera, abbiate fede di averlo ottenuto e vi sarà accordato». Marco 11:24. Da notare l'uso non casuale dei tempi verbali della citazione. Innanzitutto, dobbiamo essere certi che il nostro desiderio sia già stato esaudito. Così facendo, pensiamo sul piano dell'assoluto, senza considerare nessun tipo di limitazione, anzi, piantando un seme che germoglierà e si potrà cogliere nella realtà esterna. Riassumiamo. Il ragionamento induttivo è quel processo della mente oggettiva con cui paragoniamo fra loro un insieme di casi particolari, fino a quando non scopriamo il fattore comune che li determina. Vediamo che i popoli civilizzati raggiungono risultati attraverso un processo che loro per primi non comprendono, attribuendo spesso il merito del successo a entità misteriose. Eppure abbiamo una ragione che ci permette di comprendere determinate leggi. Il processo lo si può notare in quelle persone che possiedono, a livello innato, tutte le qualità che le altre devono acquisire con grande sforzo. Si tratta di individui che agiscono sempre correttamente, con tatto, portando a termine col sorriso ogni impresa e che sono eternamente in armonia con se stessi. Non riflettono mai su quello che fanno, né si affaticano nel farlo. Il risultato di questo pensiero è un dono degli dèi, eppure sono ben pochi ad apprezzarlo o a comprenderlo. Scoprire quale meraviglioso potere possiede la nostra mente e sapere che questo potere può essere utilizzato per qualsiasi problema umano ha un'importanza trascendentale. La verità è sempre la stessa. La si può definire con termini scientifici o con il linguaggio arcaico degli apostoli. La gente non si rende conto che la completezza stessa della verità richiede tante definizioni. Non c'è aforisma che ne contenga tutte le sfaccettature. Non credere che nuovi linguaggi, enfasi, cambiamenti o interpretazioni indichino un allontanamento dalla verità. Semmai sono conferme di come essa si possa leggere a seconda di nuovi rapporti umani, diventando sempre più comprensibile. Per ogni generazione si deve trasmettere la verità con linguaggi nuovi. È sempre lo stesso insegnamento. Abbiate fede di averlo ottenuto e vi sarà accordato. Che Gesù offre a San Paolo. La fede è fondamento delle cose che si sperano e prova di quelle che non si vedono. Lo conferma la scienza moderna per quanto concerne la legge di attrazione, ossia la legge per mezzo della quale il pensiero entra in correlazione con il suo oggetto. Tutti confermano lo stesso concetto, anche se con parole diverse. Viviamo l'inizio di una nuova era,
Oggi l'essere umano ha imparato i segreti della padronanza e si prepara il terreno per un nuovo ordine sociale, molto più meraviglioso di quelli precedenti. Gli indizi si ravvisano nei rapporti fra scienza e teologia, nello studio comparato delle religioni, nel sempre più crescente potere dei movimenti sociali. Alcune forme tradizionali andranno scomparendo, ma ciò che ha un valore resterà per sempre. Una nuova fede si fa largo, richiede una nuova espressione e prende forma nella consapevolezza del potere di un'attività spirituale che si sta diffondendo a macchia d'olio. Lo spirito assopito nel regno minerale, che respira nei vegetali e ha il suo apice nell'essere umano, è la mente universale. È nostro compito colmare la voragine fra l'essere e il fare, tra la pratica e la teoria, dimostrando quale dominio ci è stato consegnato. Il potere del pensiero è la più grande scoperta di tutti i tempi. Lentamente le coscienze si sono rese conto dell'importanza di questa scoperta. Ma alla fine ce l'hanno fatta, e in ogni settore umano già si intravedono i risultati. Ti domanderai in cosa consiste il potere creativo del pensiero. Nel creare idee. Queste poi si materializzano per mezzo di atti di appropriazione, invenzione, osservazione, giudizio, analisi e applicazione nella materia e nella forza. Il pensiero può fare tutte queste cose perché è un potere creativo e intelligente. Il pensiero svolge il culmine del suo lavoro quando si getta nelle sue stesse profondità, varcando i confini di sé e raggiungendo la regione della luce eterna, dove ogni cosa esiste, è esistita ed esisterà. Qui si fonde in un unico, splendido equilibrio. Da questo processo di autocontemplazione proviene l'intelligenza creativa, ispirazione superiore a ogni legge, elemento o forza naturale, che anzi comprende tutti questi fattori e sa modificarli, controllarli e applicarli a seconda dello scopo prefissato. La saggezza è strettamente connessa alla ragione, perché la ragione è comprensione dei principi con cui poter indagare il senso autentico delle cose. La saggezza è la ragione illuminata e conduce all'umiltà. Gran parte della saggezza è umiltà. Sai quanto me che alcune persone hanno ottenuto cose apparentemente impossibili. Hanno realizzato il loro sogno nel cassetto. Sono cambiate e hanno saputo cambiare ogni cosa. Per realizzare anche noi i nostri sogni, non dobbiamo che comprendere alcuni principi fondamentali e il modo in cui applicarli. Esercizio della settimana. Concentrati sulla citazione biblica. Tutto ciò che domandate nella preghiera, abbiate fede di averlo ottenuto e vi sarà accordato. Se osservi esattamente, ti accorgerai che non pone alcun limite alle richieste. Tutto ciò che domandate. L'unico limite è la nostra capacità di pensare, essere in grado di fronteggiare le situazioni, affrontare l'emergenza e rammentare che la fede esiste per davvero. È il fondamento delle speranze e prova evidente delle cose invisibili.